Quindi, questa visita è reale: è reale che l'umanità è sotto attenzione di un tribunale potentissimo che ha il potere di giudicare ciascun essere umano del pianeta. Questa visita ci porta questa conoscenza per aiutarci a riformarci e così poterci candidare a far parte di questo straordinario futuro che, o oh sì o oh sì vivremo. C'è solo un punto interrogativo, chi? Quello dipende da noi, perché solo con lo sforzo personale, con un grande atto d'amore noi possiamo fare questo lavoro, perché non è facile, è molto difficile, perché andare a modificare tutte le strutture, soprattutto quelle invisibili, è molto difficile, perché si scatenano delle reazioni. E poi c'è un mondo invisibile di cui noi ci dimentichiamo, che preme e si nutre dei nostri vizi e quelli non gli sta bene che tu cambi stile di vita e quindi ti attaccano per mantenerti. Doveri, non ti vogliono mollare.